Era una bella luna di notti e sono arrivato a casa. Non ero più morto che vivo. Hai tu parlo con mia moglie. Hai tu io non so come sono a casa, una paura tremenda. C'era la miseria, io avevo 12 anni. No, c'era un mistero della vita che non si riesce a comprendere. E c'era, tutti non credeva, tanto questo bisogna che lo dico. Che hai detto la moglie gli faceva la strega, tu tanto lui non ci credeva. Hai tirato una mano da sopra, quello si addormentava, invece comincia a sentire il rumore, bum bum bum. Ma che succede? Ma vedi, la cantina non c'era niente, vedi, su Aldo non c'era niente. A dormire, bum bum bum. Ma Saporelli era chiamato. Poco più su c'era una fonte, che là è il lavatoio che lavava queste donne. Ma mica è vero, sa, mica è trappola. C'era streghe, diceva. Però un qualcosa soprannaturale ricorda sempre che c'è. Oltretutto male non va, paura non aveva. Il racconto di una persona anziana è un tesoro di inestimabile valore. Tuttavia, spesso la voce dell'anziano è difficile da ascoltare per noi trentenni, nati mezzo secolo dopo. Resta difficile inseguire i percorsi delle loro avventure, spesso ci si perde nel labirinto. Il nostro obiettivo, il mio, Jonathan Soverchia, regista, e quello di Alessia Tripaldi, sceneggiatrice e dell'Associazione Culturale Magma, è quella di realizzare un prodotto audiovisivo di qualità cinematografica, che possa abbattere questa barriera comunicativa e far avvicinare chi racconta con noi che ascoltiamo. Il target del nostro progetto siamo noi trentenni. I nostri nonni sono i narratori e i protagonisti sono quelli raccontati da loro. Una delle parole chiave è storia, ma non una storia qualsiasi, una storia sotterranea, segreta, misteriosa, quella che tuo nonno non ti ha mai raccontato. Quella che parla di streghe, animali senza ombra, fantasmi, spiriti, demoni, partendo da vicende vissute o da racconti popolari della cultura contadina. Il racconto rassicurante della nonna diventerà improvvisamente un horror.